E quindi ce ne sarà veramente da dire. Il nostro presidente della Fondazione Paolo di Tarso, Viviana Normando, e Google. Abbiamo il motore di ricerca che ha messo in ordine tutti i dati del nostro pianeta della conoscenza e che oggi ci racconterà delle cose importanti, anche come magari organizzare meglio con Mattia Tarelli, proprio gestire la conoscenza, gestire meglio tutto ciò che abbiamo realizzato. Sono decine di migliaia di immagini che servono ad entrare nel cuore dei cittadini italiani e del mondo, ma soprattutto hanno una missione importante, quella di andare incontro a coloro i quali non potranno magari viaggiare come diversamente abili. Noi siamo osservatori della Convenzione di Faro e ci teniamo molto a dare a tutti la possibilità di avere l'arte, di averla in tutte le dimensioni che oggi si possono immaginare. Quindi abbiamo virtualizzato migliaia di ambienti culturali proprio per dare l'opportunità a chi non può muoversi da casa di invece entrare nei beni culturali e viverli così come li vive chi può recarsi fisicamente a visitarli. Bene, perfetto. Allora iniziamo. Abbiamo preparato un video, 2 minuti e 48. 2 minuti e 48 ovviamente sono migliaia e migliaia le immagini realizzate, ma in 2 minuti e 48 abbiamo cercato di, diciamo, di dire di cosa si tratta. Lo commenteremo poi, ma è già tutto online e virtualmente. Oggi vorremmo che il nostro deputato, l'onorevole Simone Auizzo, a cui grande sensibilità culturale ci porta oggi qui, che potete immaginare quanto sia importante per la regione Calabria affacciarsi non solo sul mare, onorevole, ma all'interno della regione, tra le bellezze incredibili. Poi noi quando andiamo a digitalizzare, siamo umanisti, antropologi, noi viviamo l'esperienza a pieno con le ottiche fotografiche, con i nostri ingegneri, con i voli dei droni, con le virtualizzazioni, ci rimane dentro una gioia incredibile. Quindi sappiamo che la Calabria è una finestra eccellente sulla cultura del Mediterraneo. Noi siamo ospitalità per eccellenza, noi abbiamo da millenni approdo delle civiltà del Mediterraneo sulle nostre coste, che quindi abbiamo i segni, li portiamo dentro. Quando noi, per esempio, diciamo nel nostro dialetto scialamoni, da shalom, quando noi abbiamo anche paura, diciamo mi spagno dall'invasione spagnola, quindi sono i segni effettivamente di una convergenza di culture che hanno lasciato davvero segni profondi nelle nostre personalità. L'onorevole Loizzo ha avuto questa, come possiamo dire, la capacità di creare questo spazio culturale reale, vero, nel quale finalmente tutte le donne e gli uomini di cultura possono rifugiarsi e raccontare questa Calabria, di cui veramente abbiamo molto, molto bisogno, ma come segno di italianità nel mondo. Non è la Calabria a parte, è la Calabria, è l'Italia, è la bellezza straordinaria di questo mondo che dobbiamo veramente indagare a fondo perché è uno scrigno preziosissimo. Io direi di partire con il video, così diamo l'idea già di che cosa è il lavoro che siamo andati a fare. L'onorevole, con il suo dito magico, farà il primo click e oggi entreremo in rete grazie a questo click istituzionale, ci piace chiamarlo così, dalla sala stampa della Camera dei Deputati. Grazie. Stendhal avrebbe detto che abbiamo avuto l'impertinenza di inventare una qualche novità. Ci siamo messi in movimento quando tutto era fermo e abbiamo realizzato un sogno che sposa il futuro: donare 1.000 motivi a chiunque si affacci in rete per apprezzare la Calabria e i disegni delle civiltà del Mediterraneo che la rendono un capolavoro. Unendo le collezioni fotografiche realizzate negli anni dalla Fondazione Culturale Paolo di Tarso, dedicate alle tante ragioni che abbiamo per dire che la Calabria è stupore, abbiamo deciso di dare vita ad uno spazio virtuoso, aperto a tutti e per tutti. Così nasce il Museo Digitale della Calabria, al quale abbiamo dato un nome che merita tutto: Calabria Excelsa. Istituendo il Museo Digitale della Calabria, abbiamo voluto pensare anche a tutti coloro i quali non potranno mai viaggiare come vorrebbero.
vorrebbero, ad esempio diversamente abili o a chi non può permettersi di viaggiare per conoscere e crescere. Offrendo gratuitamente tutto a tutti con un semplice clic, il Museo Digitale della Calabria diventa il silenzioso amico che ci porta a spasso tra le cose meravigliose, lasciandocele ammirare in ogni formato fino a farci immergere nei beni culturali con una quantità imponente di immagini capolavoro e di visite virtuali che rendono giustizia alla grande bellezza della Calabria e consentono una totale immersione nel suo patrimonio culturale. Non solo mare, seppur sublimato da vere e proprie opere d'arte fotografiche, il Museo Digitale della Calabria mostra il cuore della regione che si affaccia sul Mediterraneo come approdo di civiltà millenarie, che hanno lasciato il loro segno nelle aree archeologiche, nei castelli, nei borghi antichi, nelle cattedrali, nel vento che ispira oggi la creatività di tanti artisti. Ambiente, paesaggio e natura sono l'ampio respiro della Calabria eccelsa, figlia di cultura greco-romana e giudaico-cristiana, le sue cattedrali che hanno saputo conservare centinaia di opere d'arte che nel Museo Digitale della Calabria appaiono sotto forma di prestigiose collezioni e musei didattici rivolti a chi studia e ricerca e a chi vuol toccare con mano, indossando visori di ultima generazione, l'arte di chi ha reso la Calabria così ricca. La Fondazione Culturale Paolo di Tarso digitalizza beni culturali, librari antichi e membranacei da 20 anni per assicurare ad essi una valorizzazione adeguata ai canoni estetici dell'Italia e al fine di tutelarli da possibili calamità naturali. Grazie. Grazie, grazie. 2 minuti e 48, ovviamente migliaia di immagini non è possibile metterle insieme in un video per dare una sintesi estrema del tutto, ma è già online su calabriaeccelsa.it, su Museo Digitale della Calabria. Onorevole, io passerei direttamente la parola a Viviana Normando, presidente della Fondazione Paolo di Tarso. Prima che tu lo faccia, io volevo salutare il Giuale Calabrese, che è il mio capogruppo, che è un guerriero della Commissione. Chiedo scusa, non avevo visto l'ingresso. L'onorevole Sasso, che diciamo veramente conduce un percorso in Commissione Cultura importantissimo, come del resto lo fa anche Domenico Furgiuale in Commissione Trasporti, con tutta l'ansia del ponte che verrà. Queste immagini sono il ponte che noi del digitale, che immaginiamo fisicamente poi tradotto nel ponte di Messina, di cui Giacomo Saccomanno fa parte del consiglio di amministrazione. Quindi qui c'è una Calabria veramente eccelsa rappresentata, quindi volevo ringraziare anche l'onorevole Sasso e l'onorevole Furgiuale tra una votazione e l'altra di aver trovato grazie. Il modo di essere qui con noi. Grazie veramente per la presenza. Ci sono comunque dei posti qui liberi davanti, sappiamo che poi siete impegnati. Viviana Normando è storico dell'arte, giornalista, manager della cultura ed è il direttore del Museo Digitale della Calabria. Ogni museo ha bisogno di un direttore che abbia alte specializzazioni, noi abbiamo avuto questo dono da 20 anni. Lavoriamo insieme a Viviana, che a soli 24 anni era direttore dell'Ufficio Cultura di ADN Cronos e poi una volta incontrata la nostra fondazione in Basilica di Stato, oggi abbiamo ospite Monsignor Enzo Giuliano, parroco della Basilica di Stato, al quale dobbiamo tutto ciò che siamo riusciti a realizzare. È l'uomo del sì, un uomo che è riuscito con i suoi sì ad organizzare un gruppo all'epoca di giovani, onorevole, oggi lo siamo un po' meno, abbiamo la stessa grinta, e nella capitale, dal cuore della capitale, è riuscito ad organizzare per davvero un qualcosa che oggi sta dando i suoi segni in termini di bellezza, vero Viviana? Certamente, certamente. Buonasera a tutti,
È un privilegio essere qui, nel luogo preposto alle attività del governo italiano, per presentare il lavoro indefesso e straordinario della Fondazione Culturale Paolo di Tarso, di un'Italia che lavora e bene, fondazione di cui di recente, con grande onore, sono stata nominata presidente, succedendo alla professoressa Luana Gallo, docente ecologa dell'UNICAL, che fin dalla Costituzione e dal riconoscimento dell'Oggi MIC ha avallato e portato avanti progetti immemorabili per il mondo dell'arte, della comunicazione, ma proprio anche della bellezza che ci accomuna sempre tutti. Saluto le autorità presenti, che ringrazio fin da subito, gli illustri relatori intervenuti alla presentazione del Museo Digitale della Calabria, a partire dalla padrona di casa, la deputata Simona Loizzo, che ha creduto fortemente nei progetti della Fondazione Paolo di Tarso fino a portarli in questa sede e che avrà l'onore appunto di cliccare per la prima volta il Museo Digitale della Calabria, che non poteva che essere appellato Calabria Eccelsa e che infatti già abbiamo assaggiato e degustato in questo bellissimo video. È doveroso ricordare che la Fondazione Paolo di Tarso è riconosciuta dal MIC, è impegnata nella tutela dei diritti umani, attua progetti nazionali ed europei, sostiene la ricerca e la formazione destinata ai giovani in ambito scolastico, universitario e post-universitario e presso istituti superiori di alta formazione per l'industria dell'ospitalità e del turismo allargato. Tra le sue attività, certamente, la digitalizzazione dei beni culturali è di primissimo ordine. Ricordiamo la digitalizzazione del capitolo lateranense, con i manoscritti di Pierluigi da Palestrina e di tanti testi cartacei e membranacei che caratterizzano la nostra civiltà e che la Fondazione ha restituito in gran parte ad altissimo profilo. Come la digitalizzazione di beni culturali in tutta Italia, dove a Roma solo ad esempio è stato possibile ricostruire fedelmente il soffitto della Basilica di San Giuseppe dei Falegnami ai Fori Imperiali, grazie proprio allo standard ideato dalla stessa Fondazione. Colui che ha realizzato questo standard è qui accanto a me, è Fabio Gallo, responsabile dell'area progetti, che ringraziamo davvero di cuore e che ha restituito dignità e bellezza ai beni culturali della Calabria e non solo. Con la Fondazione Paolo di Tarso si sono incrociate, come anche qui oggi, tante strade di una fitta e autentica rete umana e professionale. Giovani e valenti professionisti, come anche la sottoscritta, hanno affiancato Fabio Gallo, ma bisogna riconoscere che ciò che rende unico il metodo della Fondazione da lui voluto ed attuato è proprio la capacità di essere utilizzato nella sua dinamicità, come fosse una puntuale e creativa danza culturale, tenendo conto di tutti i tasselli che caratterizzano un'opera d'arte, un paesaggio, finanche sociale e antropologico, ovvero incredibilmente inerenti alle competenze professionali variegate di chi ha creato tutto questo. Ci tengo a sottolineare che nel percorso congiunto i fatti sono sempre divenuti materie universitarie, sempre avallate in ambito accademico presso l'UNICAL, l'Università della Calabria, ma anche presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, nella Facoltà di Lettere, Dipartimento di Storia dell'Arte, come anche nell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Facoltà di Economia, quando nel 2008 già autorevolissimi enti in sede accademica avevano intuito le potenzialità di Calabria Eccelsa, definendola già nelle sue prime linee guida un esempio di una nuova economia turistica in Italia. Grazie quindi a Fabio Gallo che ha avuto il coraggio di costruire questa storia e alla dottoressa Eleonora Cafiero, coordinatrice funzionale dei lavori della Fondazione Paolo di Tarso, senza la quale anche in questo caso tutto questo non sarebbe stato fattivamente possibile. E ora emozionati ci accingiamo a visualizzare e a fruire il Museo Digitale della Calabria, il primo museo italiano dedicato ad un'intera regione. Grazie a quanto realizzato sino ad oggi a uno dei progetti recenti, l'ecosistema digitale della cultura della città di Cosenza, metaversocosenza.it, la Fondazione è stata insignita del premio internazionale Medaglia d'Oro Maison des Artistes nell'Aula Magna della Sapienza. In questo contesto nasce in Calabria, a Cosenza, con il patrocinio della Commissione europea, il Polo culturale per la digitalizzazione, conservazione e tutela dei beni culturali da calamità naturali e attività belligeranti dei paesi dell'area euro-mediterranea, affinché i luoghi della memoria siano testimoniati da belli ed efficaci servizi pubblici e innovativi. Ed ora ecco a voi con orgoglio
la Calabria eccelsa. Grazie Presidente, grazie Viviana Normando. Proprio 3 settimane dietro nasce questo polo per la digitalizzazione dei beni culturali e librari antichi membranacei dei paesi dell'area euro-mediterranea. Abbiamo visto, onorevole, tutto ciò nasce sempre grazie al suo interessamento. Abbiamo visto per esempio i bombardamenti in queste attività belligeranti hanno distrutto ad Odessa una cattedrale con opere irripetibili. Ecco, noi abbiamo visto che non è soltanto il bombardamento che può distruggere, ma anche le calamità naturali, le piogge devastanti o anche come è accaduto alla chiesa di San Giuseppe dei Falegnami al Foro Romano, dopo un restauro prestigiosissimo, uno dei tetti lignei più belli del mondo è crollato rovinosamente. Noi eravamo lì 20 giorni prima a digitalizzare, il Ministero dei Beni Culturali ha potuto ripristinare tutto, mettere tutto come era dov'era, grazie alla nostra digitalizzazione in altissima risoluzione. Da lì che nasce questa idea, ma le idee rimangono tali se poi non c'è qualcuno, in questo caso l'onorevole Simona Loizzo, che fa diventare tutto questo una realtà. E quindi è nato il polo per la digitalizzazione dei beni culturali da tutelare da calamità naturali e attività belligeranti. Speriamo per davvero, onorevole, che appunto possa immediatamente nascere, perché tanti giovani qualificati e qualificanti possano immediatamente trovare spazio in Calabria, che diventa quindi il luogo dal quale tutto questo sta partendo. E poi me lo faccia dire, avere la gioia e la soddisfazione di poter dire oggi qui che è il primo museo digitale d'Italia, quello della regione Calabria, è per davvero per noi una nota di grandissimo orgoglio, perché noi sì abbiamo lavorato tanto, ma finalmente abbiamo trovato rappresentanti parlamentari nella vita politica parlamentare nazionale e regionale che per davvero si stanno impegnando per rimettere tutto nella giusta direzione. Noi non siamo grati di più, veramente di più. Bene, io passerei la parola a questo punto all'assessore Rosario Varì, al quale veramente tocca un compito, devo dire, arduo, perché in realtà di lavoro ce n'è tanto dietro e so che lei è molto impegnato anche in questa direzione. Grazie. Sì, grazie innanzitutto, buonasera a tutti e grazie per avermi invitato. Perché mi offrite diverse opportunità stasera. Innanzitutto mi invitate in un luogo prestigioso, rappresento qui il governo regionale, anzi ne approfitto per portare i saluti del governatore, del presidente Occhiuto, che non poteva questa sera essere presente. E oltre a ciò mi si dà la opportunità di parlare di Calabria. Questo evento è importante perché contribuisce a mostrare, a mettere in mostra all'Italia e al mondo quelli che sono i beni culturali calabresi, la ricchezza di questo scrigno, di questo forziere. E poi mi date un'altra opportunità, che è quella di anticipare proprio in questa sede prestigiosa un'azione politica che il governo regionale ha avviato qualche mese fa. Beh, lasciatemi dire davvero che se noi guardassimo dall'alto la Calabria, dalla provincia di Cosenza fin giù fino a Reggio, avremmo l'opportunità di vedere una sorta di gioiello, un prezioso, con tanti beni che si sovrappongono. Potremmo partire dal Museo di Sibari, ma ci sono tantissimi beni nella provincia di Catanzaro, l'Abbazia di Corazzo, i quadri di Mattia Preti, e poi scendere giù a Vibol. Intanto ci sono dei borghi che sono meravigliosi e che stiamo valorizzando, ma poi abbiamo il museo, il convento domenicano a Soriano, la Certosa di Serra, abbiamo Kaulon, l'antica Kaulon, abbiamo era la Cinia, abbiamo i bronzi, insomma sono tantissimi e mi sono limitato veramente a citarne qualcuno. L'innovazione digitale ci dà adesso una possibilità in più,
ovvero non soltanto quella di promuovere per immagini i nostri beni culturali, ma anche di farli fruire dalle moto, di farli fruire in maniera sempre più significativa, più profonda, più immersiva, direi. E proprio in questa direzione mi sono mosso all'inizio di questa consiliatura regionale. Io ho un assessorato, delle deleghe che potrebbero sembrare, non contigue. Lo sviluppo economico e gli attrattori culturali, non la cultura, gli attrattori culturali. Il presidente Occhiuto ha pensato che nel momento in cui si parla di sviluppo economico in Calabria non si può prescindere da quello che è il valore dei nostri beni e di quella che è l'attrattività che questi beni possono avere anche per far crescere economicamente il nostro territorio. Perché, lo diceva qualcuno prima, chi mi ha preceduto, la Calabria non è assolutamente solo mare, ci sono tantissime diverse opportunità e il nostro patrimonio è certamente uno di questi. Dicevo prima che nel momento in cui mi sono insediato, ho iniziato a prendere conoscenza della macchina regionale, di quelli che erano i progetti in essere e delle risorse a disposizione, devo dire all'inizio non tantissime, eravamo alla fine di una programmazione unitaria conclusasi in un momento difficile per la nostra regione, per il nostro paese, in ragione naturalmente dell'emergenza Covid, c'erano però delle risorse residue proprio per la valorizzazione dei beni culturali. Simona, non so se ne abbiamo parlato nel momento in cui tu eri in consiglio regionale, ma abbiamo la mia idea è stata quella di realizzare una piattaforma per la promozione e la fruizione dei beni culturali. È stata un'idea che adesso è diventato un progetto in via di realizzazione, cioè ci stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando e è un progetto molto molto ambizioso, perché si tratta di andare a catalogare tutti i beni culturali della Calabria in chiave interoperabile, secondo e grazie attraverso anzi l'architettura dei linked open data, quindi la possibilità che tantissimi dati, tantissime informazioni vengano messi in connessione, condivisi, per fare in modo che la quantità di informazioni sia sempre maggiore. Quindi non soltanto un elenco di beni, ma la connessione di questa piattaforma a tanti altri link e li collega a tante altre piattaforme per avere non soltanto, per esempio, l'indicazione o la descrizione del bene, ma anche tutte le notizie necessarie e relative agli artisti, ai luoghi, ai territori che si vanno a promuovere. E oltre a questo, questa piattaforma darà la possibilità di immergersi nella Calabria, perché le nuove tecnologie ce lo consentono, la realtà virtuale, quella aumentata, i tour virtuali che adesso possono essere fruiti anche da remoto, ci consente questa possibilità ed è questa la direzione nella quale stiamo lavorando. È un lavoro che, a dire il vero, ha anche qualche ambizione in più. I beni culturali sono molte volte oggetto, per esempio, di finanziamento. E però non esiste mai una sorta di operazione trasparenza su quello che succede a seguito del finanziamento dei beni culturali. Cioè viene attribuito il finanziamento e poi nessuno che abbia voglia di farlo può informarsi su quella che è l'entità della risorsa attribuita, come è stata spesa, in che modo, a che punto sono i lavori di restauro. Ebbene, questa piattaforma darà anche l'opportunità ai visitatori
di andare a verificare chi e in che modo sono stati, chi ha speso e in che modo sono state spese le risorse per la valorizzazione dei nostri beni. Sarà inoltre uno strumento utile per i decisori politici. Perché? Perché nel sistema di cui parlavo prima e che darà la possibilità appunto di ottenere diverse informazioni, chi andrà a visitare questa piattaforma potrà anche accedere a delle informazioni decisamente utili. Per esempio, quali sono i beni culturali più visitati dalla Calabria? Sono stati oggetto di restauro e di finanziamento? Quanti visitatori in un anno riesce a un bene culturale calabrese? Qual è il bene più visitato? E così il decisore politico potrà andare ad individuare, a programmare gli interventi che occorre e che è necessario fare per dare la possibilità, per valorizzare i nostri beni e quindi dare la possibilità ai fruitori di godere al meglio delle nostre bellezze. Io spero entro fine anno o i primi mesi dell'anno prossimo di poter presentare questa piattaforma che sono convinto dialogherà con tante altre e anche con la vostra, perché naturalmente i link a cui si potrà accedere sono davvero tantissimi. Chiudo e vi ringrazio. Io dico sempre che la Calabria è davvero uno scrigno di arte, di bellezza e di cultura che va valorizzata e mostrata al mondo. Tutti coloro i quali aiutano il governo regionale in quest'opera, credo facciano davvero un'opera meritoria, debbano averne merito, e voi avete iniziato a farlo in questa sede prestigiosa. Per questo quindi vi ringrazio e facciamo insieme in modo che in un mondo in cui si vive di identicità, le unicità dei nostri beni possano avere attribuito il giusto posto, quello che meritano. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Grazie all'assessore Rosario Varì. Ovviamente ringraziamo il presidente della Regione Calabria per averci dato la gioia e la possibilità di ascoltarlo, e ringraziamo l'onorevole Simona Loizzo, che tra poco apprezzeremo. Non vediamo l'ora, dico la verità. Ma noi abbiamo guadagnato tanto con la rete. La rete ci ha offerto la possibilità comunque di diventare un grande villaggio, un villaggio globale, di conoscere ciò che per davvero non conoscevamo. Diciamo la verità, siamo un po' tutti diventati bambini con questi telefoni, questi smartphone, viaggiamo volentieri, curiosiamo, e non è tempo perso. Io credo che invece sia comunque un approvvigionamento, se fatto con serietà e onestà, di grande ricchezza, perché abbiamo la possibilità di indagare il mondo, di conoscerlo e soprattutto di conoscere tante cose che sono estremamente interessanti. In questa direzione Google inizia il suo mondo, il suo essere vitale, il suo essere grande organizzatore di dati che erano ormai, diciamo così, abbandonati a sé nella rete, e Google riesce a mettere tutto quanto in ordine. Quindi oggi quanti studenti non vanno più sul vocabolario ma vanno in rete per una ricerca, no? Vi ricordate Wikipedia all'inizio, per esempio, no? Era così un semplice, banale oggetto di riferimento. Oggi vanno tutti lì a vedere, ma è sempre Google che motiva, che spinge, che crea interesse. È un grande progetto di gestione della conoscenza, e noi abbiamo bisogno, oggi dipendiamo dai grandi progetti di gestione della conoscenza, ma è anche questa l'occasione per dire a Google: ecco, noi esistiamo. Avete visto come esistiamo? Non siamo la quantità, non siamo la casualità, siamo la qualità, l'eccellenza. Abbiamo realizzato solo in Calabria 15.000 visite virtuali, non siamo arrivabili, non è possibile. Perché per realizzare il nostro lavoro c'è bisogno delle stagioni, quindi non si parte oggi e poi domani presentiamo. Noi lavoriamo da 20 anni e realizziamo tutto questo da 20 anni. Abbiamo dato una breve dimostrazione di come si può entrare negli ambienti in maniera virtuale,
E allora chiediamo a Google oggi, e abbiamo qui uno dei massimi esperti, tra l'altro una serie di competenze per davvero importanti, una in maniera particolare, me lo lasci dire, Google Arte e Cultura, va bene, ma anche un analista senior, e quindi è l'uomo che dà indirizzi a Google su che cosa si deve andare a realizzare per avere, credo, anche sia da una parte più sviluppo economico, ma anche più interesse da parte, diciamo, no, del grande pubblico. Ecco, e voglio lanciare una sorta di appello, ma anche di sfida. Google potrebbe potenziare tutto questo, Google potrebbe adottare tutto questo e potrebbe finalmente diffonderlo con la sua potenza globale. La Calabria ne guadagnerebbe molto, abbiamo parlato ora con l'assessore di sviluppo economico, la cultura è economia in Italia, il Made in Italy, il Brand Italia è economia pura, d'accordo? Ecco, noi potremmo per esempio collaborare e allora diciamo, Google ci sei, se ci sei batti un colpo, prego. Grazie, grazie dottor Gallo, grazie all'onorevole Loizzo per l'invito e ovviamente a tutti voi. Io assolutamente intanto ringrazio per la descrizione che è stata fatta di Google, che naturalmente è vero, l'organizzazione di dati, la mission di Google è proprio questa, e stasera siamo qui a parlare di appunto di arte e cultura e il progetto Calabria Excelsa e l'importanza che ha per la regione, ed è molto bello vedere questo allineamento di obiettivi tra questo bellissimo progetto e quello di Google Arts and Culture, che vi andrò a raccontare cos'è. Tutti voi conoscete Google come motore di ricerca, alcuni altri servizi Google probabilmente, ma non Google Arts and Culture, che è una nostra branca no profit che esiste dal 2011, che si occupa di digitalizzare l'arte e la cultura nel mondo per conservarla e per renderla universalmente accessibile. Quindi il primo obiettivo, infatti molto importante, prima si parlava dell'importanza della conservazione, e il secondo obiettivo è quella di renderla accessibile a tutti, quindi chiaramente a chi non ha la fortuna di poter viaggiare e anche a chi appunto ha la curiosità banalmente di avventurarsi online per scoprire altre parti del mondo, per poi, devo dire, abbiamo visto nel corso degli anni, farlo di persona. Quindi la visita online è normalmente solo un preludio a quella che poi sarà la visita di persona, che poi chiaramente è credo l'obiettivo, uno degli obiettivi finali di tutti. Ecco, abbiamo 3.000 istituzioni con cui lavoriamo a livello globale, e che cosa fa Google Arts and Culture? Sia sul sito, sia su un'app che trovate su tutti i vostri cellulari, racconta appunto le istituzioni culturali, le digitalizza e ne racconta le storie attraverso le voci dei nostri partner. Quindi in Italia, pensate, oltre 200 musei e istituzioni collaborano con Google Arts and Culture. Avevamo iniziato nel 2011 con i musei capitolini e con gli Uffizi, e siamo arrivati però ad ampliare, diciamo, lo spettro di nostri partner, quindi non più solo musei e istituzioni, che comunque rimangono al centro della nostra attenzione evidentemente, ma anche tante altre storie che vanno da partner. Per esempio abbiamo di recente lavorato insieme al Duomo di Milano, tra poco vi racconterò veramente brevemente di tre progetti rapidamente, ma abbiamo anche raccontato l'Italia e parzialmente anche la Calabria, anche se ovviamente non abbastanza, e di questo parlerò tra pochissimo. Uno dei progetti importanti di cui sono particolarmente orgoglioso è quello del Quirinale, che abbiamo raccontato, quindi proprio il Palazzo del Quirinale insieme al Presidente Mattarella nel 2021, dove appunto raccontiamo la storia del Palazzo, delle sue opere, i compiti appunto del Presidente della Repubblica attraverso proprio la voce del Quirinale. Ecco, in Italia noi abbiamo più di 200 partner, dicevamo, ed è il secondo paese al mondo dopo gli Stati Uniti dove abbiamo più partner. Questo ovviamente ci è facilitato dalla meraviglia di questo paese, e siamo particolarmente orgogliosi di questo. In futuro uno degli obiettivi è quello di raccontare ancora meglio l'Italia, e dove sicuramente non abbiamo ancora raccontato abbastanza come in Calabria. Ecco, qui nell'esempio di Quirinale vedete, insomma, i numeri importanti del nostro
racconto del palazzo. Un altro partner di cui sono particolarmente fiero è stato il Teatro alla Scala, che abbiamo digitalizzato e abbiamo raccontato con la tecnologia di Google Street View, quindi come vedete dal teatro stesso, ma abbiamo anche raccontato l'ansaldo e quindi dove vengono preparati i costumi, le scenografie del teatro, e abbiamo poi fatto un approfondimento sui direttori d'orchestra. Anche qui vedete i numeri importanti. E poco fa, quindi il 3 luglio, abbiamo svelato, sempre per parlare di eccellenze straordinarie italiane, un grande progetto su Leonardo da Vinci, che è stato realizzato insieme a 28 partner da tutto il mondo. Parliamo per esempio della Metropolitan di New York, la National Gallery di Londra, ma anche in Italia naturalmente la Galleria Nazionale di Parma, in Inghilterra il British Museum e tantissimi altri. Lo abbiamo raccontato anche grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, i codici di Leonardo, quindi dove lui annotava appunto tutti i suoi progetti, le sue idee, e grazie all'intelligenza artificiale ci sono diverse modalità con cui visionarli e scoprirli, sia il codice atlantico, il codice tribulziano, che insieme appunto a questi partner con cui abbiamo lavorato. Ecco, ci tengo a dire una cosa molto importante, quindi Google Arts and Culture, diciamo prima, una branca no profit dell'azienda, nel senso che non solo chiaramente questi servizi sono offerti ai nostri partner in maniera gratuita, chiaramente sulle pagine di Google Arts and Culture non troverete pubblicità, e poi un altro fattore che secondo me è estremamente importante è quello che i nostri partner decidono di raccontarsi attraverso la propria voce, quindi si raccontano sul nostro sito, e la proprietà, i diritti su tutte quelle storie e anche le immagini che noi digitalizziamo rimangono e rimarranno sempre di proprietà del partner, che ne potrà disporre come crede, sia su Google Arts and Culture sia fuori dalla piattaforma, e quindi potrà utilizzare appunto queste opere di digitalizzazione anche a fini commerciali. Questa è una nota, come dire, piccola ma fondamentale per raccontare il nostro lavoro. Concludo con un progetto, se vogliamo, più piccolo rispetto ai precedenti, ma estremamente importante, che è il Made in Italy, che abbiamo lanciato qualche anno fa in collaborazione con le Camere di Commercio e con il Ministero dell'Agricoltura, raccontando tantissime eccellenze locali dell'artigianato e appunto dell'agricoltura italiana. Qui quattro piccoli esempi provenienti dalla Calabria, quindi dalle ceramiche della provincia di Reggio Calabria, e poi eccellenze agricole e la liquirizia. Questo è poco, vi ho raccontato poco, ma spero di avervi dato un'idea di quello che potete trovare sulla piattaforma, e naturalmente colgo l'invito molto volentieri sulla Calabria, e vi ringrazio molto. Grazie per davvero Mattia Tarelli. Io chiederei l'intervento di un altro pezzo di Calabria, Giacomo Saccomanno, avvocato, ci dica qualcosa di questa parte bellissima della Calabria, lei conosce molto bene, commissario della Lega in Calabria. Prego. Grazie a tutti voi, grazie a Simona, grazie all'assessore Varì, grazie a Fabio, a Viviana e anche adesso a Mattia Tarelli. Io conosco Fabio da oltre 25 anni. Abbiamo iniziato proprio con le immagini e la volontà di fare una piattaforma con i beni calabresi. Ci sono voluti 25 anni. Adesso vediamo se si è riusciti a realizzarla, grazie a Simona e grazie veramente all'impegno che avete assunto voi. E quindi grazie ancora. La Calabria è una delle regioni con un numero di beni culturali elevatissimo, ma elevatissimo nel vero senso della parola. Il problema è che non siamo mai riusciti a valorizzare i nostri beni, e questo è un difetto, per certi aspetti un disastro per i calabresi. Perché non solo i beni culturali non siamo riusciti a valorizzare, ma anche tutte le altre bellezze che abbiamo nella Calabria. No? Quindi dico, c'è stata una mancanza di programmazione, di strategia, di visione di quello che poteva essere la Calabria. Io mi auguro che con questo lavoro che è stato fatto si possa da una parte
pubblicizzare la parte importante dei beni culturali, ma nello stesso tempo poi renderli utilizzabili, usufruibili, perché il problema vero è poterli utilizzare, no? Abbiamo parchi archeologici, abbiamo veramente una marea di risorse culturali, ma spesso non si riescono a farli visitare, a farli conoscere adeguatamente. Ora la parte della conoscenza, dell'informazione c'è, adesso manca l'altra parte, che è quella che speriamo riesca a fare, che è quella di mettere in rete, che già c'è con questo progetto, e poi però rendere i beni fruibili, no? Perché altrimenti, se non li rendiamo fruibili, rimangono sul video ed è finita lì, quindi non porta nulla per quella, sia per la crescita e sia sotto l'aspetto economico. Porto un esempio per dire il valore della vostra iniziativa. Io sostengo l'associazione Cassiodoro, sono il vicepresidente nazionale. Cassiodoro è quello che ha trascritto tutto quello che c'era in quel momento di potere. Se noi oggi conosciamo una parte della storia del periodo di Cassiodoro, lo dobbiamo a lui, perché in quel momento lui ha creato una scuola dove venivano creati proprio tutti questi manoscritti. Esatto. E quindi diciamo che il lavoro che state facendo voi è quella parte importante di beni che rimarranno e saranno sempre presenti, e speriamo che non succeda nulla, però c'è traccia come la traccia che ha lasciato Cassiodoro. Con Simona noi abbiamo un rapporto bellissimo, riusciamo a capirci subito, non c'è bisogno di fare, diciamo, grandi cose, nel senso che non abbiamo bisogno, perché c'è un'intelligenza particolare che naturalmente ci porta a far crescere la Calabria, quindi la ringrazio doppiamente per questa attività che sta svolgendo e spero che possa continuare a migliorare sempre di più, perché abbiamo bisogno, io dico che bisogna conoscere, pensare, informare e comunicare, questi sono, diciamo, e quindi noi dobbiamo far sì che si possa conoscere, dobbiamo naturalmente pensare dopo aver conosciuto di quello che abbiamo, poi informare e comunicare. Questo è il metodo che io a volte cerco di applicare. Molti non comprendono a volte quello che uno vorrebbe fare, ma io penso che possiamo fare tanto, lo dobbiamo fare anche per evitare appunto quello che sta accadendo, no? I nostri giovani vanno via, non è rimasto quasi nessuno, perché non ci sono delle opportunità. Noi le opportunità le dobbiamo creare in tutti i settori, nella cultura, nel ponte che naturalmente darà dei ritorni importanti, nelle infrastrutture, tutto quello che praticamente possiamo far sì che i giovani possano poi, diciamo, realizzarsi in Calabria e non fuori dall'Italia, perché spesso vanno fuori dall'Italia. Quindi grazie a voi, grazie a Simone, grazie all'assessore Varia e a tutti voi, grazie. Prego, prima di passare la parola all'onorevole Loizzo, prego, abbiamo ospiti eccellentissimi e ne approfittiamo. Eccellenza soltanto per i prelati. No, io prendo la parola soltanto per certamente per complimentarmi per questa iniziativa. Ho visto per caso questa mattina in Transatlantico Simona, mi ha invitato, sono qui, spinto dalla curiosità e dall'amore verso anche la nostra terra e la mia terra. Ecco, mi pongo un interrogativo, ce lo proponiamo sempre, abbiamo sempre delle crisi esistenziali rispetto alle cose che vogliamo fare, che facciamo, gli obiettivi che ci prefiguriamo e quello che riusciamo a raggiungere. Intanto io ritengo che la riscoperta della cultura calabrese, questo patrimonio che certamente è stato distrutto, anche il patrimonio paesaggistico è distrutto continuamente, anche dall'incuria degli stessi calabresi, dobbiamo dircelo con estrema chiarezza e con estremo coraggio. Questo patrimonio o ci unisce tutti insieme, ma non soltanto i calabresi, ma anche in questo Parlamento, io ci ho passato la vita qui in mezzo, oppure non si raggiunge nessun tipo di obiettivo,
o c'è la cultura che unisce rispetto ad, ad un cambiamento anche di mentalità, di modo di essere, dove lo sviluppo è cultura. Certo lo sviluppo è cultura. Non c'è sviluppo economico senza un retroterra culturale, senza una ricchezza spirituale, senza una conquista civile, senza una dignità, ovviamente, o di identità di popolo. Io ritengo che tutto questo può essere raggiunto se c'è una grande capacità e una grande mobilitazione. Simona, l'ho visto che ha fatto un gran lavoro, una grande sensibilità, c'è la Presidente, certamente, c'è Fabio, e c'è Rosario Auri che vedo dopo tanto tempo, ovviamente per me questo è un motivo di richiesta. Non ho capito questo sdoppiamento ovviamente nell'aspetto culturale, dello sviluppo economico, marcate culture e altre cose, questo non l'ho ben capito, ma questo qua ovviamente una mia mentalità, la Prima Repubblica, ero segretario regionale della Democrazia Cristiana della Prima Repubblica, adesso i tempi sono evoluti, sono cambiati, certo sono cambiati, non diciamo come se in peggio o in meglio, insomma, non c'è dubbio. Però ecco, c'è questo sforzo che facciamo, questo sito, ho sentito anche Mattia Tarelli con molto interesse, certamente. Questo sito è il primo sito, fa l'inventario dei beni culturali. Noi ecco, molte volte ecco, ci soddisfiamo tra di noi, troviamo soddisfazione perché ci raccontiamo le cose. E poi come le traduciamo? E perché se non si traducono queste cose, ma sul piano veramente politico, non di partito, stiamoci attenti, non facciamo partiti. Non facciamo cordate di partiti, scusate che ve lo dico con estrema chiarezza, non combiniamo niente, non ci sono ritorni. C'è qualche deputato in più che uno lo prende in una campagna elettorale, ma poi si riesce a raggiungere in tutto questo l'unità della Calabria? Un consiglio regionale è unito su questo tipo di obiettivo? È una battaglia di civiltà? Chi prevale, la cultura o la mafia? La cultura o la delinquenza organizzata? La cultura o la criminalità, la cultura o l'affarismo, la cultura o il disinteresse, la superficialità. Cosa prevale questo in Calabria? Ecco, la presentazione di questo sito è contro tutto questo. Non è superficialità, ma è profondità dei sentimenti, ma è grande spiritualità, una grande ricchezza morale, soprattutto una ricerca a dare un'anima alla Calabria che ha. E voi attraverso questo lavoro cercate di dare anima alla Calabria. E questo ovviamente è una scelta di vita, non è soltanto un catalogo. Perché se noi facciamo soltanto il catalogo non abbiamo combinato niente. I cataloghi verranno ad essere verificati, 14.000 persone, consultate 14.000 persone e poi avanti. Traduciamolo sul piano culturale. Ecco, volgiamo alto perché questo passato ci indica una via per volare alto, per avere una visione molto alta, una profondità di sentimenti ed un orizzonte ideale molto ampio che certamente possiamo ovviamente conquistare spazi sempre più civili di sviluppo umano, soprattutto di sviluppo umano, di una riscoperta della cultura umanistica che è stata abbandonata. Vi ringrazio. Benissimo. Voglio rispondere a questo appello, che è un appello che nasce dal profondo del cuore di tutti noi calabresi. San Francesco di Paola, il nostro patrono, diceva che la più grande forma di carità è quella culturale. E non c'è dubbio, non c'è una forma di carità più grande che quella che fare il bene, informare le persone, aiutarle a crescere perché possano distinguere e discernere il bene dal male. Ma onorevole, faccio un esempio incredibile, un paradosso. Ci chiama l'ex arcivescovo metropolita di Cosenza, Monsignor Francesco Nolè, oggi non c'è più, e ci dice: Fabio, abbiamo bisogno di qualcosa che possa animare questa città storica. Il nostro Cosenza, come sapete, non è un centro storico, è una città antica, tutta la città storica, che era letteralmente abbandonata per una serie di motivi che non stiamo qui, diciamo, ad elencare. Ma certamente era completamente abbandonata. E quindi il sociale, sacche di povertà estreme, insomma l'arcivescovo aveva veramente un problema, ha detto devo fare qualcosa. Ho detto ci dia qualche giorno per analizzare la situazione, ideiamo un progetto di digitalizzazione di tutte le opere
d'arte presenti in tutte le chiese storiche della città di Cosenza. Praticamente 12 importanti chiese, partendo dalla chiesa cattedrale, realizziamo un grande progetto che si chiama Cosenza Cristiana. Invitiamo il ministro Dario Franceschini a presentarlo. Il ministro arriva e non crede ai suoi occhi. Innanzi alle telecamere della RAI, qui c'è il direttore della sede regionale RAI dell'epoca, che muoveva quelle telecamere e quell'interesse nel sistema di informazione, e dice: ma come avete fatto? Ma chi siete? E dico: siamo una fondazione riconosciuta dal MIC, siete dei nostri, sì, siamo dei vostri, ma questa è anche la nostra città. Dopo 20 anni di Roma abbiamo ritenuto far fare qualcosa anche per la nostra città. Bene, dice, io non sapevo che ci fosse tutto questo qui a Cosenza, perché un ministro impiega un mese per vedere tutto questo. Allora io farò la mia parte. Io domani tolgo Matera, che è i fondi, eravamo nel novembre 2017, Matera 2018 sarebbe diventata capitale della cultura, io tolgo Matera che ha già i fondi europei, inserisco Cosenza nel CIS centro storico finanziata dal CIPE e attribuisco 90 milioni di euro per la riqualificazione urbana della città storica di Cosenza. L'arte in quel momento diventa economia, subito. 90 milioni di euro. Il paradosso qual è? Che oggi non sappiamo come questi fondi, che devono essere investiti anche nei beni immateriali, per quale motivo vengono investiti solo nel mattone. Noi il motivo, onorevole, lo sappiamo noi calabresi. E allora è questo l'impegno che noi chiediamo alla politica. Evitare che venga investito nel mattone e nel cemento tutto quanto deve essere investito nell'immateriale, perché abbiamo tre università meravigliose che necessitano di uno sbocco nel mondo del lavoro. E dunque abbiamo bisogno che voi, che la politica, onorevole Loizzo, assessore, deputati, commissario, si impegni perché l'immateriale diventi il luogo della pratica, della cultura e dell'economia. Noi abbiamo creato posti di lavoro, noi abbiamo creato l'economia dal basso. Oggi stiamo formando giovani digitalizzatori, catalogatori, d'accordo, partendo dal nulla, ma perché abbiamo trovato una persona che ha capito che la cultura si può trasformare in economia. E se oggi siamo qui, è la prova che tutto questo è vero. E quindi è il motivo per cui da questo momento chiediamo l'interesse di tutti, perché, perché si possa capire che bisogna investire ora nel lavoro e nell'immateriale. Bisogna evitare che il mattone prenda ancora una volta il sopravvento con le mafie. Dobbiamo evitarlo, altrimenti è vero, avvocato Saccomanno, che abbiamo fondato l'università antimafia proprio all'Imbadi, nella casa del capo dei capi, che io sia stato chiamato ad insegnare anche lì insieme a lei non ha senso se poi ci arrendiamo. E noi non ci arrendiamo. Questo è 100 volte più grande, Calabria Eccelsa, della Cosenza Cristiana. Quindi non 90 milioni, può procurare 1, 2, 3 miliardi di interesse verso la Calabria per vivificarla questa volta di giovani capaci di rimanere. Ma i giovani fanno una scelta importante. Perché mi devo fermare in Calabria? Non basta Google, non bastiamo tutti noi messi insieme. Devono avere una motivazione forte e la motivazione è il lavoro onesto. Hanno bisogno di credere in tutti quanti voi che siete i politici e che avete il potere di cambiare le cose. Onorevole, abbiamo prima del suo intervento il direttore della sede regionale RAI che vuole intervenire. Demetrio Crucitti, l'ingegnere, grazie anche per tutto quanto ha fatto quando era appunto nel ruolo di direttore. Grazie. Grazie Fabio. Non potevo mancare a questa bellissima manifestazione per testimoniare il fatto che a novembre del 2017 c'ero pure io. C'è una bellissima foto che ci immortala. Era presente insieme al ministro Franceschini. All'epoca fece questa battuta favolosa, ma qui c'è da lavorare, no? E quindi lo spostamento dei fondi sono testimone oculare che effettivamente è avvenuto in quel momento. Io volevo riprendere un attimo una, come dire, un po'
un vademecum, un po' una linea guida, una Bibbia che noi in RAI avevamo, che era stata mutuata dalla BBC. Ci sono tre pilastri in cui uno si può muovere sempre nella propria vita quotidiana, un po' l'ha accennato l'amico Giacomo, e cioè bisogna stare attenti nella nostra azione di tenere sempre presente tre cose, e cioè l'educazione, la comunicazione e l'intrattenimento. Allora io mi rivolgo all'assessore Varì, attenzione che molto spesso c'è questa possibilità di mettere la parola cultura a programmi che sono invece di intrattenimento per i turisti. Quindi il famoso piano cultura, secondo me, dovrebbe essere spostato all'immateriale, verso le persone calabresi, perché abbiamo troppa attenzione verso i turisti. La digitalizzazione la possiamo fare semplicemente se ci sono dei programmi di alfabetizzazione su questo che state per esempio presentando. Sulle lingue, scusatemi se avete toccato il discorso delle minoranze, diciamo del patrimonio immateriale. Dalle altre parti, e noi in Calabria ne abbiamo tre riconosciute da una legge costituzionale, dalle altre parti, pur avendone una sola, hanno una ricchezza notevole, cioè riescono a gestire dei fondi veramente eccezionali, dati sempre dallo Stato italiano e non dalla regione locale. Quindi secondo me quello che io mi auguro, e quello che insomma, assolutamente conosco ormai Gallo da tantissimi anni, di pensare veramente tutti quanti alla trasformazione dei beni immateriali, del valore immateriale, verso il lavoro. Perché per esempio gestire bene una biblioteca, non è possibile che il museo all'aperto di Soriano Calabro, gestito da una bravissima persona che guadagna 500 euro, non è possibile. C'è un discorso di legge di eco compenso, la regione dovrebbe intervenire e dire: signori miei, qual è il profilo di questa persona? È un direttore di museo e dovrebbe essere equivalente a quello che, non perché è il comune, la regione dovrebbe secondo me mettere dei fondi da qualunque movimento, diciamo da qualunque fondo europeo disponibili, perché molto spesso non sempre i soldi dell'Europa se riusciamo a spenderli. E faccio un ultimo esempio, un ultimo intervento sui famosi PILS. I PILS erano i programmi integrati di sviluppo locale. Avevamo individuato proprio per le minoranze linguistiche 14 milioni in maniera bipartisan. All'epoca c'era Candelloni Imbalzano, che era il presidente della commissione bilancio, e Maiolo, l'ingegnere Maiolo, che era docente universitario, che era il vicepresidente. Mi seguirono, mi ascoltarono. Ecco, quindi la questione è anche molto importante che la politica ascolti le persone che ha un po' di conoscenza, di competenza e quindi un po' di esperienza, no? Diciamo, ecco, è importante anche questo. E venne fuori un ordine del giorno del Consiglio che impegnava la Giunta affinché i PILS si modificasse la voce degli interventi materiali, cioè i 14 milioni erano tutti destinati agli intonaci dei palazzi, non c'era nulla di materiale. 2014. Se volete, io questo ordine del giorno lo conservo perché è una reliquia importante, ve lo faccio vedere, e c'è proprio scritto una frase: attenzione che nei PILS non sono stati considerati gli interventi immateriali. Ecco, grazie. Grazie ingegnere per questi ricordi, per aver ricordato che abbiamo tre minoranze linguistiche e quindi per noi molto molto importanti. È arrivato il momento di ascoltare la nostra deputata, l'onorevole Simona Loizzo, alla quale abbiamo dato veramente una grande responsabilità, però devo dire che per davvero sta facendo tantissimo perché i giovani oggi possano trovare una forte motivazione per rimanere in Calabria e trasformare tutto questo in lavoro. Grazie onorevole. Grazie a tutti, grazie di essere qui. Devo dire che quando io sono arrivata alla Camera dei Deputati ho chiesto immediatamente di essere messa in Commissione Sanità. Poi, segno del destino, si liberò un posto in Commissione Cultura. Insomma, fui avvicinata al capogruppo che mi disse: ma non è che vuoi fare entrambe? Guarda, è difficile tenere due commissioni
così, perché sia cultura che sanità, tra l'altro io sono un medico, quindi la sanità insomma, come dire, assorbiva quasi tutta la mia dinamica parlamentare, però insomma, pensando alla storia della mia famiglia, io credo che rappresento un po' la Calabria che conta non in termini professione, ma in termini di riscatto, cioè quella Calabria che attraverso grandi famiglie costruisce il bene al di là del bene personale, anzi quasi sempre verso il bene e il bello degli altri. Quindi io ho accettato questa scommessa della Commissione Cultura e addirittura la prima legge che ho depositato era proprio sulla Magna Grecia, è stata già calendarizzato il disegno di legge che prevede che venga riconosciuta una macro area che non è più solo calabrese ma che raggruppa più regioni e che sarà riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio importante, e la seconda era quella della sanità digitale, cioè di implementare, lo sa bene Giorgio, le terapie digitali. Con lo scopo, qual è lo scopo della digitalizzazione? Io oggi voglio fare un discorso politico, lo sa bene la mia amica Rosa Rubino, che dirige da molti anni un giornale interamente cartaceo di Marsala, Il Vomere. Io penso che il digitale sia socialista, Giacomo. Io penso che il digitale può far arrivare a tutti la cultura, e questo è vero sia in sanità sia nel museo che noi abbiamo appena presentato. Le immagini sono bellissime e straordinarie. Io penso che bisogna dare un'opportunità a tutti, e lo fa la sanità digitale con l'accorciamento delle liste di attesa, lo fa promuovendo i corsi di formazione professionale a pillole, quando i medici hanno difficoltà ad apprendere che cos'è un fascicolo elettronico, c'è qualche provider che prova a darglielo in 4 minuti al giorno, e così lo fa anche Fabio Gallo quando, proiettando le immagini, ci trasporta e trasporta soprattutto le persone che fisicamente non possono e non hanno l'opportunità economica di arrivare a Cosenza, di valutarne la straordinaria bellezza. Io leggevo, e credo che Mattia mi può dare ragione di questo, che il MoMA faccia 250 milioni di visitatori virtuali all'anno. Io mi accontenterei che il museo che oggi insieme a Rosario Varia abbiamo presentato, ma faccia un paio di milioni di accessi, e sarei contenta che questi 2 milioni di accessi, a parte quelli autorevoli del senatore Tomassini o del mio amico Tassone, fossero quello dei ragazzi di Via Popilia, di Cosenza, anziché di alcuni quartieri che ben Giacomo visita, no? E di cui spesso chiede interesse che siano le baraccopoli di Reggio Calabria. E quello che noi abbiamo voluto creare con il primo hub digitale del Mediterraneo, ora noi abbiamo un governatore, Roberto Occhiuto, che ringrazio, che è a capo della conferenza del Mediterraneo, è proprio questo, cioè creare un hub digitale che pensi alla conservazione
del nostro patrimonio culturale e abbiamo riunito, caro avvocato Vetere, 21 paesi, lo dico perché lui è presidente della importante unione stampa periodici italiani e quindi è di grandissima autorevolezza la sua presenza. Noi lo abbiamo fatto perché abbiamo unito 21 paesi del Mediterraneo perché vogliamo formare 1000 ragazzi capaci di imparare da Fabio e da Eleonora a digitalizzare il patrimonio culturale, perché non solo gli eventi, non sono gli eventi solo della guerra, ma sono gli eventi anche sismici e anche delle emergenze che necessitano di poter ricostruire e di poter conservare queste immagini. E come aiutata dal senatore Tomassini in Fondazione Ambrosetti, ho detto a lettere molto forti e chiare, il lavoro non si crea soltanto, come diceva Fabio, si crea anche, e qui lo dico, sui beni materiali, perché noi abbiamo anche bisogno di fortificare alcuni siti, alcune strutture, se noi pensiamo a Sibari, a quello che è successo con l'alluvione, però noi dobbiamo anche avere la capacità di emozionare un popolo che si ricordi della sua genetica, perché noi siamo Magna Grecia, il popolo calabrese e anche l'ultimo ragazzo che vive nella Baraccopoli, che Giacomo conosce bene, ha nel suo DNA la Magna Grecia. Allora noi, attraverso l'istituzione del Lab Digitale di questo grande museo, vogliamo ricordare a ciascun ragazzo calabrese da dove proviene e dove può arrivare e dove può andare, soprattutto fargli capire che lui è uguale al ragazzo lombardo, che lui è uguale al ragazzo statunitense e che lui la cultura che ha nel suo DNA la può coltivare e la può soprattutto portare in altri contesti dove magari non arriverebbe. Quindi la mia è una funzione, sia in sanità e cultura, e lo ribadisco forte, Giacomo, è una funzione sociale. Io non starei qui, nel senso che il mio ruolo di parlamentare oggi è solo lo spirito di servizio per la Calabria e perché socialmente noi abbiamo come deputati un compito di cui non ci possiamo mai dimenticare, e che è quello di dare le corde e tirar su quanta più gente possibile su una barca. Un consigliere di Bisignano diceva: ma il porto non è fatto solo delle grandi navi e delle grandi crociere, no? Delle grandi navi da crociere. Io dico che non è neanche fatto soltanto da grandi container di Gioia Tauro, ma è fatto dalle piccole barche, e noi dobbiamo utilizzare queste scialuppe per portare in salvo i nostri ragazzi, il nostro popolo calabrese, e io di questo sono convinta che ne farò una missione che spero di poter compiere insieme alle amiche come Rosa Rubino, ad Antonio Liguori, a Francesco Vetere, a Giacomo Saccomanno, al senatore Tomassini, dovunque c'è opportunità di creare, di riappropriarci di un socialismo meridionale. Me ne scuso per il nord, che amo, perché sono poi in un partito che è molto rappresentato al nord, però noi dobbiamo crescere nel socialismo meridionalista che Giacomo Mancini ha espresso
Benissimo, perché da lì dobbiamo ricominciare, caro Tassone, tu sai, lo so bene, no, io quando voglio offendere qualcuno gli dico, ma tu sei un po' democristiano, poi guardo Tassone e, cioè, e dico, ma cioè, se tutti no, fossero come Tassone, cioè, questa espressione non troverebbe nessuna rappresentazione figurativa, quindi con questo messaggio vi lascio e spero che questo invito, noi ogni anno ripeteremo un evento culturale con Lab Digitale che ha la sua sede nella Biblioteca Nazionale di Cosenza, di cui difenderemo con le unghie e con i denti la digitalizzazione, perché lì sono presenti più di 300.000 libri di importanza fondamentale, e quindi vi invito a seguirci soprattutto in un cammino emozionale, perché poi il cammino, quello della strada, lo possiamo fare tutti, il cammino delle emozioni lo dobbiamo condividere in tutti, tutti quanti, tutti insieme, senza iceberg, e tutti per mano, come io ho preso per mano Fabio, come ho preso per mano tantissimi ragazzi, nello spirito che mi è proprio ed è proprio della mia famiglia. Grazie. Grazie, grazie onorevole Simona Loizzo, grazie Viviana Normando, grazie Rosario Varì, grazie Mattia Tarelli, grazie a tutti voi graditissimi ed eccellentissimi ospiti per il vostro contributo, la vostra presenza. Vi chiediamo di starci vicini in questa meravigliosa avventura. Calabria Eccelsa non è solo quel video, sono tante collezioni, decine e decine di collezioni. Abbiamo dato spazio a tutti i musei, ovviamente è un luogo che cresce quotidianamente. Arriveremo a 69.000 immagini, 15.000 visite virtuali, per cui crediamo per davvero che ci sarà tanto da vedere e tanto da dire. Grazie veramente a tutti, grazie. Ah, c'è una domanda. Ecco.